Hai mai pensato di risparmiare nell'acquisto dei tuoi giochi preferiti? Clicca il link che trovi sotto ai nostri video e scopri anche tu la convenienza di Enebo.com. Enebo.com è il marketplace europeo fatto su misura per te. Tutti i grandi titoli AAA del momento, le novità e tutte le collezioni DLC dei tuoi strategici preferiti. Enebo.com è completamente in italiano e dispone di un servizio H24 7 su 7 per garantirti sempre il supporto di cui hai bisogno. Acquistare è facile, basta selezionare il gioco che desideri e scegliere in fase di checkout il metodo di pagamento. Lo puoi fare sia con PayPal per una maggiore tutela che con carta di credito. Enebo.com è il marketplace ideale per il cicciullo smart che vuole restare al passo con le novità e che tiene al proprio borsello. Acquista dai nostri link che trovi sotto ai video per risparmiare ed aiutarci a crescere. Enebo.com. Perché pagare di più? Auguroni ciccioli belligeranti, buona Pasqua e bentornati in quest'ultima live sia del mese di marzo e anche della settimana che va a concludersi. Ieri sera ci siamo tenuti un po' in sordina, un po' di riposo, anche perché dovevo vedere il Milan questa sera. Ho deciso di dedicare la serata di Pasqua interamente a voi, portando per la prima volta di sera Total War 3 Kingdoms nella nostra campagna imperiale, in modo anche da dare la possibilità a tutti quelli che durante il pomeriggio magari lavorano e devono sempre recuperarla in un secondo momento, di poterla seguire almeno una volta in live. Buonasera a tutti, buonasera Andreas, buonasera Mattia, buona Pasqua, l'hai già scritto 6 volte, Mattia, te lo dico subito, non stalkerare perché sennò te vanno per altri 3 giorni, come è già successo. Buonasera GS, ciao Nizzo, ciao Fede Martello Nero, buonasera Traianus, buonasera Marcus, Domenico, Andrea Zordan. Signori, questa sera dobbiamo cercare di continuare il nostro processo di conquista di quelle che sono le 3 sedi imperiali. Ci manca quella del regno di Wei, che è estremamente a nord, ma quella di Xuan non è poi così lontana dalle nostre terre. Vi ricordo che noi siamo in guerra comunque con il regno di Xuan, per l'appunto, che comunque è abbastanza grosso, era un nostro vassallo, Liu Bei, che adesso comunque si è in qualche modo ribellato, e poi abbiamo Xi Jinping qui sotto da continuare a pestare. Or dunque, allora, qui abbiamo la possibilità di convocare un consiglio di fazione, nuovo accordo commerciale, Xie Jingzhu, va bene? Perfetto. E così in teoria dovremmo avere un nuovo accordo commerciale, 6 su 8, perfetto, perfetto, ne possiamo fare uno così. Allora, dunque, noi abbiamo meno 6 di cibo, ma il nostro income è comunque positivo. Allora, noi dovremmo annettere Xi Jin. Il problema di Xi Jin, ragazzi, è che è estremamente grosso. Cioè, con 1, 2, 3 città principali più gli eserciti, secondo me qua, se andiamo ad annetterli, rischiamo di finire sotto di un 10.000 di denaro. Dobbiamo incamerare soldi prima di poterli annettere. Allora, tra l'altro, guarda questo qua che esercito c'è dentro, mamma mia ragazzi, mamma mia, soltanto sta roba qua costerebbe un sacco di soldi. Allora, noi possiamo andare a pestare qua Big Daddy Giallilia. Terre nemiche anche al confine sud-est. Adesso andiamo a vedere tutto, ragazzi, adesso andiamo veramente a guardare tutto. Chirurgo sul campo di battaglia, molto bene. Tra l'altro, allora, questa città qua, questo ci dà soldi, ci toglie 4 di ordine pubblico. Qui abbiamo le tenute magnetizzate, il campo dei magistrati, rimesse delle scorte agricole, santuario confuciano. Io onestamente andrei a buttare giù questa esattoria e ci farei una coltivazione, perché ne abbiamo veramente poche. Allora, signori, io direi, vi lascio 2 minuti che vado ad aprire la porta che mi hanno suonato e arrivo subito.
必须准备充分再开战。 Olà, siamo tornati. Allora, perché parlate di carciofi in chat, ragazzi? Che sta succedendo? Ciao Giulio, buonasera, buonasera. No, non sto per chiudere la stream. Ho dovuto andare a vedere perché hanno suonato il campanello, tra l'altro hanno pure sbagliato. Infatti, ma che cazzo ti aspettavate? Vabbè, comunque, allora. Qui abbiamo detto che demoliamo. Tu dovresti iniziare a spostarti qui a sud, eh. Qui c'è Xi Jinping. Ok, allora io volevo vedere una roba però. Tra l'altro mi avete scritto che gli eserciti che non vanno d'accordo, non è vero che, cioè, possono comunque, combattendo insieme, migliorare le proprie categorie. Tra l'altro volevo anche rispondere a un paio di persone che, come al solito, devono sempre cercare zizzania e polemica o andare a stuzzicare, no? Del tipo, sì, ma almeno studiatelo il gioco prima di portarlo. Ragazzi, allora, io questo gioco non l'avviavo da 2 anni. Credo che... adesso siamo alla 13ª puntata. Io già credo che dopo la 3ª puntata le meccaniche basilari le ho imparate tutte, ma del resto, se qualcuno volesse sfidarmi in una campagna versus, io sono sempre disponibile, nel senso. Anche su questo gioco qua. Poi... almeno ci divertiamo, magari qualcuno mi insegna qualcosa. Detto ciò, perché voglio impararlo bene. Allora, auguroni ragazzi, ciao Frid, buonasera. Io direi tu mettiti in modalità imboscata, che non si sa mai, visto che comunque questo in un turno potrebbe anche arrivare lì. È vero che ha dentro poche niente, però non si sa mai. Allora, qua dobbiamo capire un attimino i nostri eserciti, dove diavolo sono. Sicuramente lui stava andando a Wuling. Wuling ha skillato anche lui. Pietro deve ancora cenare. Vabbè, qual è il problema? È cena, no? E noi siamo qui. Supporto della fazione, ministro, erede o leader della fazione. Liu Zhu, e non so io Liu Zhu come messo, però è comandante supremo Liu Zhu. Allora no, non ti do quello, ma non ce l'abbiamo un'arma migliore per sto poveraccio. Prenditi il più 10 di danni corpo a corpo, che direi che è ottimo. Allora, tu invece puoi muoverti? Io direi vieni fino a qua. Io credo che qua dovremmo riuscire ad arrivare. Il problema qui è Badong. Allora, il passaggio qui, secondo me, riusciamo anche ad attaccarlo. Anche se... minchia, che garrison che ha. Quasi quasi mi fermo qua a Shangyong. Non ha abbastanza... non ha artiglierie. Passiamo il turno. Quello lì non ha artiglierie. La diretta gol di Serie B. Grazie. Vabbè, ma tanto guarda, Dome, ma ci sono abituato ai detrattori, quelli che godono nel vedere che il dictator ha dei problemi o cose del genere. Me ne sbatto le palle, mi sveglio il giorno dopo sempre allo stesso modo.
Va bene lo stesso. Ciao Valos, buonasera Andrew Luxury. Auguri, Ah, passata bene la Pasqua? Io ho fatto il pranzone oggi perché domani, ragazzi, se il tempo continua così, mi sa che domani non esco neanche di casa. Un po' un freddo, 13 gradi c'erano oggi. Pioggia, maltempo. Al regno di Wei, beh, questa è una buona notizia. Provviste distrutte a Lumeng. Incursioni notturne. Oh, Zhang Fei è ancora vivo. È stata ripetutamente vessata da incursioni nemiche a finalizzare la sua missione. Allora, vabbè, Regno di Xuan. Quattro. Proviamo a salire di lì. Allora, tu attacca Wuling. Qui abbiamo una vittoria decisiva. Direi che possiamo anche delegarla. E occupiamo. E occupiamo. Ora lei, dunque, vediamo un po'. Probabilità di evitare imboscate più 8 alla soddisfazione. Questa è una solo soddisfazione. Reintegro del proprio esercito. Questo non è male per lei. La guardia del corpo. Pigliati anche la guardia del corpo. Che va bene così. E per quanto riguarda questi, danni dalla distanza più 25 alla propria scorta. Ok, pigliati più 25 di danni da tiro, che c'hai dentro un po' di roba interessante qui, eh. Ok, poi tu sei mio? No, Shan Xiu Fui, no, non è nostro. Or dunque, allora. Quest'uomo qui possiamo fare scusami, ma fattoria dei migranti. Vabbè, tiriamo sul santuario confuciano qui. Che questo mi dà ordine pubblico, visto che in questa comanderia, ragazzi, visto che in questa comanderia più 15 all'ordine pubblico. Tiriamo sull'ordine pubblico in questa comanderia. Fondamentale. E iniziamo a mettere da parte soldi, eh. Ciao Giorgio, ciao Ema. Buonasera, buonasera. Io non so se andare ad attaccare. Qui abbiamo poco tiro, 3 turni. Io ti direi, vai dentro in fortino, va. Mi vai in fortino. Liu Zhuo è l'imperatore. Ma io direi che Liu Zhuo comunque può in qualche modo. Può attaccare. Cos'ha questa città? Non lo sappiamo che cos'ha questa città. Staremo a vedere. Staremo a vedere. Poi qua sopra avevamo spostato lui. Che bisognerebbe vedere con questo quanto ce la fa.
Scendiamo qui. Vediamo se riusciamo a prendergli il passaggio di cui. Qui c'è lei. Oh, c'è Zhang Fei qui, eh. Lui è un personaggio leggendario, mio signore. Chi è che di voi ha visto il film della, della Guerra dei Tre Regni? Zhang Fei è uguale, identico a quello del film. Brutto uguale. Sì, ho passato una buona Pasqua, grazie. Voi? Stasera ce la teniamo per noi e vaffanculo a chi ci vuole male, proprio. Di cuore, proprio di cuore. Di cuore, perché siamo buoni a Pasqua, no? Eccolo che arriva. Dio, speriamo che non sono in due. Sono in due. Sono in due. Ci dobbiamo ritirare. E lì ci dobbiamo ritirare. Hanno due eserciti pieni, eh. Attenzione. Due eserciti pieni sono tanti, eh. E noi dobbiamo mettere da parte soldi, perché se integro il vassallo, secondo me almeno a meno 10.000 fissi andiamo. E voglio avere da parte almeno un 30.000 per avere la sicurezza di avere quei due o tre turni per sistemare le cose. Hai mangiato troppo? Cos'hai mangiato? Cos'hai mangiato, caro? Vabbè, sto stronzo dei turbanti gialli mi ha rotto le palle, io ve lo dico. Qua tu puoi andare a Rinan. E questa ce la dobbiamo combattere, perché se mi dà perdite medie. Nel sud-est lo so. Lo so. Se mi si ribella il vassallo, ho bisogno di avere un esercito lì. O se mi scendono i turbanti gialli da est. Siamo abbastanza overestesi, eh. Attenzione. Io devo risolvere il problema del cibo. Però almeno sistemiamo la questione a sud. Non me lo sono dimenticato, ragazzi. Questo è sempre... Madonna, che buco che è sta roba. Oddio mio. Allora. Onci, onci. Perfetto. Ok. Bruciamo queste qua. Madonna, quanto tiro hanno. Ma in futuro pensa di portare altre campagne di Three Kingdoms? Penso di sì. Allora, sicuramente
prima voglio finire questa e poi voglio provare la Day di Three Kingdoms, perché ci sono anche delle mod molto interessanti. Ok, qui abbiamo sterminato tutto. Mettiamo a fuoco anche questi. Beh, basta che non mi prende fuoco la foresta qua, che non voglio un Vietnam 2.0. Ok. Ok, ok. Prendi quelle normali e inizia a tempestare questi. Ora, qui siamo a posto. Bene. Andiamo di targettare questo. Allora, tu inizi a targettarmi questo. Ok. Ah, dobbiamo annientargli il tiro, eh. Questo ha fatto un bel po' di kill. Hanno scoperto i nostri uomini. Ok, fate fuori questi. Questi fanno le cortine fumogene, gli stronzi. Allora, indietro. Questi andiamo a prenderli con loro.
Te li dovremmo massacrare. Non hanno munizioni. Estraete le armi. Dai, prendetemi questa. Statemi sta cazzo di torre. Perfetto. Conquistami questa. Madò che blobone. Guarda, il nemico fugge. Ciao Salvatore. Ok, questi qui li abbiamo messi in fuga. Tira dritto di qua. Tirare dritti di qui. Ok, aggirate voi. Poi venite qua così. Che sto stronzo non vuole duellare? Dai che lo abbia... Raga, lo abbiamo disintegrato. Vittoria. Mancano loro. Mancano loro qua sotto.
Ce la facciamo? Tu sono guerriero, lui è impiegato statale. In che senso i miei sono guerrieri? Lui è un impiegato statale. Ah, lui dici? No, vabbè, sì. Ma certo. Certo. Dai, dammi la vittoria però, che palle. Cos'è che manca ancora da mettere? Ma se sono ribellati questi, ma che due palle. Jiben, 300 ne ha fatti fuori. 300. Jiben, tra l'altro, ragazzi, se non erro, è quello che sta diventando amico. O che è diventato amico dell'impelatore di Cina Mao Long. Perfetto. Molto bene. Sì. Non lo accetta. Anch'io avrei voluto fare il duello, ma non lo accettava. Ci ho provato un paio di volte. Pensa che non lo accettava non solo con il nostro campione, ma anche col generale che è una sentinella, mi sembra. Kimmin. Vabbè, ma io ti assumo perché... Bene. Ok, oh là. E adesso abbiamo preso anche cazzetto a sud di Cina. Molto bene. Tu che cos'è che hai qua? Il campo del mercante di legno di pino. Ah, ecco perché. Ecco perché è già lì. Rimessa delle scorte agricole. Allora. Più 100% alla produzione. E qua magari riusciamo a scendere. Siamo tornati a 21 di cibo. Questo è bene, devo dire. Questo è bene. Ufficio postale. Più 170. Risaie. Aumentiamo il cibo. Ma nostra capitale di regno di Shu. Aumentiamo capitale, mio signore. Dobbiamo aumentare capitale. È piccola nostra capitale, una capitolina, c'ha Pisellino nostra capitale. No, va bene. Come non va bene che tu devi combattere contro Guan Yu? Cazzo. No, va bene, eh. Ne, vai via. Minchiettina Creation, vai via per amor di Dio. Lì non ci bastano. Questo, dov'era quello a sud che avevamo lasciato? Era questo. Questo qui doveva tenere... Era quello che aveva preso questa comanderia qua. Xi Jinping, a noi potremmo mandare lui. Mao Long, cos'è questa? Una sentinella. Con anche della buona cav, tra l'altro. Allora, poi direi tu... Oh, ha skillato lui. Jiben. Ma scusami. Questo è il campione. Schieramento guerriglia propria scorta. Bene. Lei...
Tiro infuocato. Oh, adesso si ragiona. Abilità cavallo spara all'indietro. E invece no, è lui che deve avere sta cosa. E vedi? Lui deve prendere questo, così ha l'abilità spara all'indietro per le cavallerie, visto che lui ha dentro gli arcieri a cavallo pesanti. Tac. E questa qua ti prendi la guardia e ti prendi pigliati questo rotolino di bambù, va. Rotolino di bambù. Ciao Yerevan. Sono in guerra allora con il regno di Xuan e con Xi Jinping. Che direi va anche bene, nel senso. 1100. Allora, noi dobbiamo capire un attimino perché voi dove siete? Voi siete qua. Tu sei quello che deve pestare Yan Fan. Tu devi andare verso Badong. Tu sei qui vicino a Changsha. Frecce infuocate. Aspetta però che mi serve. Vittoria decisiva, perdite basse. Mi conquisti. Cazzo di verso ha fatto? Ciao Vandrom. Ok, e questa qui l'abbiamo presa. Adesso tu... Innanzitutto, no, eccola qua, questa devo vedere io. Cos'è che abbiamo ereditato? L'armiere famoso. Molto bene, così possiamo fare dopo l'armiere leggendario. Devi venire di qua. Questa nonna Nanjing deve andare lì e questo qui se ne deve tornare indietro. Il problema è entrare qua. Onestamente. Ci servirebbe un altro esercito, perché loro hanno lì due armate piene. Se quelle presidiano il gate lì. Ma va, prova a ritirarti, Dio santo. Ti pesta quello lì. Madò, c'ha dentro un campione di livello 7 con tutti i crismi. Adesso assegniamo i ministri. Sì, gli alleati possono aiutare, ma onestamente non voglio che mi aiutino. Zhong Rei Yanfeng. Allora, vediamo un po'. Noi qua che cosa potremmo fare? Qua potremmo dare un qualcosa che mi va a... Facciamo un'infrastruttura militare. Perché... questa qua poi dopo sfocia in robe che ci danno più 10, più 12
di ordine pubblico, gente di merito, la vastità della Cina. Allora, abbiamo fatto il tempio confuciano. A Fuling, Fuling possiamo. A Parla. Tiriamo su anche questo. Abbiamo bisogno di aumentare notevolmente il nostro income, eh. Voi mi dovete andare di lì. Allora, per quanto riguarda ministri e ministeri, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Ministro dispensiere. Adesso abbiamo coperto tutto il Gran Consiglio. Possiamo avere un sacco di missioni adesso. Allora, vediamo un po' qua. Allora, cibo e ordine pubblico, qui siamo a posto. E abbiamo un base di 5. Casa da te. Porto di pesca, campo del taglialegna, il grano, il rame. Noi potremmo fare. Botteghe private. Mastri artigiani. Qui abbiamo il rame e le coltivazioni e il legname. Sai che forse possiamo pensare di fare o un ufficio amministrativo. Qui abbiamo il porto di pesca. Io andrei di infrastruttura militare. E alziamo il deposito di pino. Allora, questo esercito qua è troppo debole. Questo esercito è troppo debole. Ha bisogno di un rinforzo. La domanda è: mandiamo imperatore. Aspettiamo con Re Fan Yang. Ci vogliono 8 turni prima che l'imperatore arrivi su. Ma lo dobbiamo fare, ragazzi. Perché se non lo facciamo e mi vengono avanti i due eserciti, è un disastro. Regno di Anshu, vittoria decisiva. Presa Badong. Difficile, ragazzi. Io non vorrei che Machao a un certo punto decidesse di attaccarci da nord. Noi potremmo pensare
di rivedere il ramo delle ricerche e boostare il commercio. Perché mi sembra che il commercio l'avevamo lasciato indietro. E onestamente, vedi, qua scendi. Chi è morto? È morta la stronza. Mi serve. Madonna, raga. Questa non va d'accordo con Shaolan Ting. Cazzi suoi. Mi imparano ad andare d'accordo, se no gli do due pestoni in testa e via andare. Allora, tu inizia a entrare qua. Mi devi entrare qua. Ci serve cavalleria qui. Qui abbiamo un'avanguardia, qui abbiamo una sentinella. L'avanguardia ha bisogno assoluto di cavalli. Pururu, pupuru, i protettori del cielo, mio signore. Efficace contro chi è in sella. Ok, e qui abbiamo i difensori della terra. Ruolo bombardamento. Ma che cazzo? Ok, e ti prendi questi e mi resti qua così, ok? Questi qui. Teniamo due di questi. Allora, voi iniziate a prendere dei kata pesanti. Ok. Perché se no non abbiamo mobilità senza i cosi. Poi direi anche questi due mi devono diventare cavallerie. Due lance le teniamo. Questi li teniamo. E direi che non è male, eh. Direi che non è male. Cao Sun Shu. Allora, noi ne abbiamo uno qua. Che direi potresti anche fermarti qui, te. Ma prenditi il pesciolino e ti prendi anche questa. Ordine pubblico, no, 40 la carica. Quello che vorrei capire io. Un turno. Allora, vediamo un po' qua. Perizia alle spie disponibili, più uno agli accordi commerciali, 40% agli introiti derivanti dalla seta, 40 dalle spezie. E questo sono soldi, eh. So soldi. Altiforni, 12 alla soddisfazione, introiti derivanti dalle attività produttive, introiti derivanti da tutte le fonti. Dobbiamo fare l'agenzia delle entrate qua, l'agenzia del ferro e del sale come prossima cosa. Perché è 15, 15 più la soddisfazione. Secondo me qui diamo un bel boost perché guardate che è crollato tantissimo. È crollato tantissimo il nostro income. Questo è povero ed è ricco. Guarda, Ciccio, senti una roba. Famo una roba così. Ma vaffanculo, muori. Yan Fan, per esempio. Allora, lui non fa roba. Sì, vabbè, ma questo è un po' povero in culo. Ma ciao. Ricco povero, perfetto, possiamo diventare amici. Sì, ma che palle.
Guarda, ti do 5. Non mi interessano i soldi in questo caso, mi interessa semplicemente riuscire a tenerlo lì calmo e buono per 10 turni. 这提议的不错。 Senza farlo prosperare troppo.来吧，我们谈谈。 Allora, Wang Lang.我等皆青睐足下。 Che contusione. Sarà perché ti... non ne vale la pena. Dagliene uno. Fatti pagare in contanti. Giusto per migliorare quanto possibile le relazioni. Ok, secondo marchese. E allora, per avere il mandato dobbiamo conquistare la capitale del regno di Shu e la capitale del regno di Wei. Undici e zero otto. Minchia, no, questo ci odia, Madonna, lascia stare, va. No, no. No, no. Ah, questo, tu vai verso Badong. Dobbiamo essere in due lì. Regno di Wei e regno di Xuan. Se il regno di... Noi che accordi abbiamo con loro? Abbiamo il transito militare. Quindi possiamo passare. Spremiamolo un po'. Spremiamolo un po'. Poi sempre Cao Cao. Vediamo se ci abbiamo delle dotazioni del Chula da dargli. Beh, la veste della mantide no, è troppo prestigiosa. Io direi... Un po' di cianfrusaglie. Quanto mi dà queste cianfrusaglie? 2790, va bene. Tanto sono proprio cianfrusaglie quelle lì. Sono delle cinesate, ecco. Il problema sono anche le cariche istituzionali che gravano sulle con... No, ma va, figurati, è che semplicemente non erano scaduti i commerci. Guarda adesso quanto guadagniamo. Guarda quanto guadagniamo adesso. Se soltanto noi riuscissimo ad annettere Shizin, il problema è che ci costa 10.000 annettere quella cacchio di fazione. Il problema è quello, Regaz.
Ciao Pio. Cao Cao in Ti sia tutto ruhe? ci contende il mandato del cielo. Passa dalla coalizione ad un'alleanza militare. Ma questo è Ah, infatti, vedi, Uomo da te, sono Gesù. rifiutati perché è un poveraccio. Non c'ha cibo, non c'ha soldi. Cosa c'ha? La dignità, sì, può essere, ok, va bene, ma in questo momento mi servirebbero soldi. No, vabbè, non voglio alzare le tasse. Guardate che io non ho saccheggiato neanche un insediamento da inizio game. No, certo, Thomas, vero, vero, però voglio avere da parte un 30.000 se devo fare una roba del genere, capisci? È morto Cao Cao. È morto Cao Cao ed è salito Cao Pi. Molto bene che si è levato dai coglioni Cao Cao. Che quello è overpower. Questo sta andando laddove non deve, eh. Dobbiamo cercare di prenderlo. Cinzi Wanzing. A noi abbiamo diritto di passaggio su Cao Cao. E regno di Xuan. Quindi io adesso sai cosa faccio? Te poi manco muove. Sei proprio una stronza. Allora, qui dovevamo fare. Dovevamo andare per gli altiforni. E i monopoli di Stato. Serve l'agenzia del ferro e del sale. Agenzia del ferro e del sale, queste qua gliele tiro in capitale. Voglio proprio vedere. Voglio proprio vedere. Quello che invece c'era qua sotto, dove diavolo è andato? Stava rifocillando. Inizia a salire anche te. 7.400. Tre alla produzione di cibo, vai, produci cibo. Posto. Questo deve andare a Nanai. Cao Pi, primo imperatore della dinastia Wei. E lui è uno dei tre imperatori con i quali. Uno siamo noi, uno è lui e l'altro dovrebbe essere Liu Bei. In questo momento, ognuno si è proclamato imperatore, questo ci attacca. Ci dobbiamo provare qui. No, ritirati. Non combattere nella foresta. Non combattere nella foresta.
Facciamo come i veneziani e i crociati a Costantinopoli con il regno di Zhao Pi. Tu dici fare sgozzamento, ma dobbiamo prendergliela la capitale, raga, per forza. Sto cazzo di Sanfei qua, arroganti al confronto. Mentre stai attraversando il cortile, senti due soldati bisticciare. Il primo giura di poter colpire un bersaglio distante più di 150 metri. 500 chi? Dice l'altro. Non è niente. Io posso colpire 901. Chi? Da bendato. Ci schieriamo con il primo. Quella allora è lì, eh. Dunque, allora ragioniamo un attimo. Ah, ma buongiorno, Liu Bei, buongiorno. Ah sì, facciamo amore adesso, eh. Adesso facciamo amore. Brutto stronzo. Dio, ce l'abbiamo qua. Dio, ce l'abbiamo qua. Sto in giro con i draghi cerulei. L'imperatore drago. È l'imperatore drago, mio signore. Vai a Badong, va. Badong. Bella lì. Ha funzionato ritirarci dall'altra parte, perché qui c'erano due eserciti pieni e adesso ne è rimasto uno. E noi adesso abbiamo Yongan che andiamo ad aumentare subito istantaneamente, così da avere anche una buona garrison. Lo attacchiamo noi. Almeno abbiamo margine e non siamo in foresta. In che senso è il dio della guerra? Ah, dici nella mitologia cinese? So, io non credo di conoscerlo, non l'ho mai incontrato a colazione al bar o all'aperitivo. Me ne ricorderei, non trovi? Sun Ce non c'è più, cioè Sun Ce non c'è in realtà. Questi non li mettono, me ne frega niente. Non mi interessa di questi qua. Allora. Sì, ma poverino, il mio campione viene trombato da quello lì, cioè. Dai.
Mi viene trombato il mio campione, poverino. Pinci Wanchi, Binci Ling. Ah, queste sono le balestre, vero? Portamele davanti. Andiamo a triggerarli. E il cielo si tinse di giallo, oro e porpora. La terra trasudava sangue e lui, Mastro Pisellino, si apprestava alla battaglia decisiva. Voglio vedere se loro vengono verso di me. Dobbiamo mantenerci un certo margine, però. Noi ci possiamo mettere qua e rimanere safe. Col cazzo. Andiamo di farli fuori i draghi cerulei. Questi non si muovono mica. Ci dobbiamo muovere noi. Dai Dio, ma venite! Ma porca di quella troia! Ni genben wuli ji bai wo. Guqie rang ni huo dao xianzai ba. Ok.
相加，定是恼羞成怒。射杀敌军，射击敌军，前天魏军，跑起来！骑兵注意，使劲射，进攻！前天魏军，动作快点！准备放箭，发射！给我射击！ 箭，发射！在，尽情厮杀！挺住！杀呀！杀呀！进攻！准备就绪！顽强不屈！让他们见识你的力量，武友！哈哈，真是有趣！ 有气，砍翻他们！骑兵听命，挺住，杀！诛灭敌军，不要留情！时机已至，快射！快射！ 准备开战，做好准备，披甲铁骑，冲啊！冲啊！鼓起勇气，前天魏军，诛灭敌军，拿起武器。 杀！准备开战！就只有这点能耐吗？赶快！不要留情，片甲不留！准备就绪，准备射击！Ma secondo te, cioè spiegamelo, secondo te veramente? Blocca lui? Thank you.
等手段也来献丑。快快快！注意，射击！尽情厮杀！尽情厮杀！杀！时机已至，挺住！速速前进！准备就绪！凤翔云端！准备好了！不要留情！装填弩箭！加油！铁骑准备！顽强不屈！挺住！跑起来！剑甲不留！诛灭敌军！挺住！时机已至！Minchia, questo pesta, eh? Vacca boia se pesta. Pensavo di aver avuto un po' di vantaggio, ma... Feng Xiang Yun Duan! Abbandona il duello. Forse, ma non è oggi. Catturatelo. Dai che pure sfigato, che pure a piedi, Dio santo, su. Questo qua è un bel campione. Riuscire a prenderlo e reclutarlo di livello 7, questo non ti perde un duello. Oddio, cioè, in realtà sì, ce lo stava massacrando il nostro Sui Juanin, eh. Però è in avanguardia. Attenzione, il Giovannino non è un abbiamo preso. No, vabbè, ma i triboli poi dopo sono una rottura di balle. A me bastano 487 kill con quella cavalleria, ho fatto una roba 487 465. Allora, lei la liberiamo e ci prendiamo 1100. Sto stronzo è scappato. Allora, lui... Ti prendi il reintegro truppe. Lei... Ignora la penalità foresta. Che male non fa, insomma. Ok, e quella lì l'abbiamo vinta. Lui adesso si deve ritirare. Noi qui gli abbiamo preso Badong. Badong. Produzione di cibo. Io direi boostiamo la produzione di cibo in comanderia. Reclutamento dei braccianti. Chisto, non ce lo possiamo permettere. Tenute magnetizzate. Distribuzione degli strumenti agricoli. Officine comuni. Io direi demolisci questo e ci andiamo a fare un tempio confuciano. È Confucio. E tu? Brutto sudicio bastardo. Vediamo che cosa combini adesso. Qua sotto lui non può arrivarci lì. Ma sai che non so se ce la facciamo. Ah no, beh, una garrison del oddio. È vero che noi abbiamo la cavalleria con Jian, però con che cosa oldiamo davanti?
Cazzo, pensavo di averle dentro due o tre truppe del Mengali. No, guarda che quello non è l'Ubu, quello è l'Ube. Ah, perché stando al romanzo ha sconfitto Guan Yu e Zhang Fei in un 3v1. Vabbè, ma Zhang Fei è un suino, guardalo. Ui! Che grufola per la Cina. Sgrufolin. Tra l'altro, pensate. Iniziate a pensare anche quale potrebbe essere una campagna interessante da portare più avanti con la mod, però stavolta la giochiamo iper mega moddata in difficoltà leggendaria. E non mi venite a dire cose strane, cioè ragionate, eh? C'è un cane che sta facendo dei versi un po' strani, eh? Un amico in difficoltà, legame molto più intenso. 请下命令. Sin Salamin, vieni su anche te. Allora, qua stavamo facendo. Oddio mio. Oddio mio. Oddio mio, vieni bruciato vivo. Te brucio vivo. Cazzo, ma sai che questa stronza qua è da cambiare, eh? Arrivo subito, ragazzi, eh? Mando fuori il cane che mi rompe le palle. Ok, Zanzemin. Stavo guardando con chi attaccarlo. Io l'attaccherei con lui. Jie Hu Wei Ju. Con la Zhao Shushu. Xin Jing Cheng Che, Tian Xia Shu Ji Ke Ding. Na Qi Wu Qi. Allora facciamo. Minchia, entra anche Zanfei. Puttana che battaglia. Questa è una battaglia epica. Epica. Ciao Brusco. Quanto tempo Brusco? È tantissimo che non ci si vede. Ciao Dome. Ti consiglio la fa. C'è, Sun c'è, c'è. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, non c'è. Sun c'è. Carino, Sun c'è. Allora, io avevo giocato nelle prime campagne che avevo portato. No, minchia. No, vabbè, però basta questa nebbia di merda. Avevo giocato Lubu.
avevo giocato anche Gongsunzan. Sto cercando di vedere da dove attaccare qua. E potremmo prendere questa collina. Solo loro abbiamo qua. No, beh, in realtà abbiamo anche loro.至少佯作尽力，你迟钝如此，简直无可救药。射翻敌军，再冲啊！片甲不留，注意，赶快！
Madonna, zio, quanto cazzo sei lento! Ma porca di quella troia bastarda! Se qua non riusciamo a flancare è un disastro. Il fatto che mi sono entrati così tardi. Dai Dio però. Dai Zanfei di merda. Yeah.
Ma Dio, ma ti muovi tu, Dio santo, ad arrivare! Puttana Eva, oh! Questo è arrivato. Questo è arrivato dietro. Ne ha di più. Lui ne ha di più. Dai, ti prego, brucialo. Ma non tu, Dio! Ma questi non possono combattere con lui. Dai, brucialo per bene. Brucialo per bene, dai. Dai, cremalo per bene. Cremalo per bene, dai. Dai, cremalo. Su, cremalo per bene. Sì, 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 sì. Crema per bene questi qua. Bravo. Bravo. Questa cavalleria però fa male. Vai via, vai via, vai via, vai via. È ritornato il porco! Ma sto stronzo c'ha sta cavalleria di merda che gli sta sempre appiccicata. Non glielo fai mica. Non gliela fai. Ci dobbiamo ritirare. Dio, che nervoso, guarda, che nervoso.
我们必须续写先烈的英勇事迹。 Cioè, sti draghi cerulei sono una roba devastante. Non riesci a contrastarli, non ce la fai a contrastarli. Non con la roba che abbiamo in questi eserciti. Ciao Mattia, sì, è passato buona Pasqua. Te? Qua abbiamo preso una bella imbarcata. Non avevamo prima linea. Questi eserciti qua non ce l'hanno la prima linea. Non ce l'hanno. Allora, vabbè, tu intanto vai qua. Prossimo turno pesti anche quello lì. Allora fammi vedere una roba. La nostra città più vicina è Badong. Wuxing Mingji. 为了天下苍生。Duschau。 Questi è dentro degli arcieri medi, vabbè, ma questa qua è da cambiare come scorta, eh. Lui è una sentinella e è dentro una scorta che non c'entra assolutamente niente. Allora, noi dobbiamo prenderli. Il campione... Beh, tutte e due tengono la mischia. Direi. Abbiamo i difensori della terra. E possiamo reclutare anche gli arcieri a cavallo pesanti. Che oddio, cioè, o trovi una pianura, o se ti devi muovere tra i boschi sono un parto, nel vero senso della parola. No, io vado massivo di questi invece. Io invece vado massivo di quelli. Ma vaffanculo, ma dovevo... No, dovevo reclutarli a Ling Yang. Dovevo reclutarli a Ling Yang, dovevo reclutarli. Aspetta che non me li fa pigliare, fammeli girare così. Esatto, e poi c'è lui. Io direi allora lui. No, non. Ma dai. Ma perché non vai in acqua prima, Madonna? Cimo Dongyao, 欢迎, 我们谈谈吧.
chi è il campione? Questo qua, che arma c'ha sto campione? Minchia, il campione con l'arma più stupida del mondo, però no, eh. Vesti di cuoio del soldato, madonna però, eh. Ma che povertà. No, non è che mi manca qualità nelle truppe reclutabili, mi mancava qualità in quegli eserciti lì, perché quando è successo l'evento dell'impero, ok, Liu Bei, o meglio il regno di Xuan, era mio vassallo. Il punto qual è? Che quando sono diventato... no, dov'è che si vede, scusami? Qua. Quando sono diventato imperatore... sono finito in guerra anche con gli altri due. Nonostante Liu Bei fosse mio vassallo, io non sapevo che si ribellasse. Io pensavo che, siccome era vassallo, il controllo della sua capitale passava sotto di te. Cioè, mai sarei andato a immaginare che sto trono, che questo tizio qua potesse diventare imperatore pur essendo mio vassallo. E quindi mi sono fatto cogliere impreparato. Perché mai avrei immaginato sta cosa? Gli eserciti dovevano essere ancora riformati. Allora io che cosa ho fatto? Io sono partito subito a pusharlo per evitare di... Perché poi i miei eserciti erano quasi tutti verso sud, verso questa zona qua. E allora ho detto, vabbè, pusho subito, perché se gli lascio tempo, questi mi entrano dentro e mi tolgono tutte le comanderie di confine. Poi di andare a riprendermi ste cacchio di città qua, non c'ho voglia. Ed è andata bene come strategia, perché l'abbiamo piallato, l'abbiamo disintegrato. Il problema è adesso che abbiamo incontrato l'esercito pieno di Liu Bei e quello di Zhang Fei. Dovessi perdere questi due eserciti, hanno il tiro buono, sì, cavalleria buona, però non hanno cor di fanteria questa gente qua. Cioè di lance, non... questi sono pieni di cavalleria, poi dentro i draghi cerulei che boh, cioè sono Gesù Cristo i draghi cerulei. Beh, non mi preoccupa la cosa comunque, eh. Non mi preoccupa. Truppe ne abbiamo e sono anche forti. Scusate, ho sbagliato a cliccare. Tu dove dovevi andare? Tu stavi andando? Passaggio qui, scusami. Ah, eccolo qua lo stronzo. Vieni a prenderlo. Sto stronzo. Qua, Ling Ling. Quattro di quelli, quattro lancieri. Non te vuole nessuno a te. Buonanotte, Thomas. No, ma lo erano poco efficaci, ma a parte il fatto che come prima linea noi avevamo due lancieri del cavolo più gli altri lancieri barra arcieri, le truppe ibride che sono forti contro i cavalli, ma noi non siamo stati in grado di contrastargli il tiro. Non glielo contrasti mica il tiro. Allora, qui siamo sotto, eh.
Qui il grosso loro ce l'hanno nella guarnigione di rinforzo. Noi abbiamo tantissimo tiro. Fanteria zero anche qua. Il punto è che sono tutte mappe con troppe foreste. Mi viene la morte a giocare agli arcieri a cavallo in queste mappe qua. Diventano inefficaci. Serve un po' di pianura. Rinforzi gli arrivano da lì. Allora, noi ci metteremo qua. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ancora, stanno arrivando i rinforzi nemici. Sì, faglieli arrivare i rinforzi nemici. Vedi, non sono mica scemi. Non sono mica scemi. Il problema è che i draghi ceruli, questi sti bastardi qua, tirano che è una meraviglia, eh. Cioè, è la fanteria perfetta. Questo è pure un campione. Se è forte non ce la faremo mai. Scusami, ma mi hanno attaccato loro? Vengono o no? Hanno avvistato i nostri uomini nascosti.
死到临头，竟不知不觉，休得胡言！加快速度，起手就绪。 Non che serva molto, questo buff passivo, ma... Il tuo commilitone è sotto attacco! Il problema su quei cazzo di draghi cerulei, non li butterai mai giù. Minchia i draghi lì del cazzo, puttana Eva. Ring
骑兵听命，加快速度！骑兵就绪！骑兵准备！骑兵听命！ I guerrieri nemici scappano! Il problema su sti cazzo di draghi cerulei di merda. Shot.
Gli uomini sono a corto di munizioni. Dai, che questi qua sono belli che andati, li abbiamo sterminati. Gli uomini non hanno munizioni. Estraete le armi. Ma la volete sterminare quella cretina lì? Su. Quando si chiude? Raga, sto a fare una battaglia. Nel senso. Datemi il tempo di fare la battaglia, poi potete andare a letto. Ho fatto un miracolo in sta battaglia, eh. Sì, sì, continuate a inseguirli voi. Minchia, questa nelle fiamme, raga. Alone in the darkness. Alone in the darkness, sì! Gran vittoria. Godo come una scimmia. Godo come una scimmia. Vaffanculo, altro che quell'altro Leon Kerr di merda di Warhammer. Vaffanculo. Questo qua è potentissima. C'è un cavallo insignificante, eh. Potevano dargli una bardatura. Non riusciamo ad ottenere un cavallo figo per lei. Ce l'ha il nostro capo fazione, ma questa. Ciao Ale.
Boh, abbiamo fatto una battaglia della Madonna. Però quante kill abbiamo fatto con la cavalleria? Sarei curioso. Erano in 4.000 contro 2.000, eh? Noi non avevamo, avevamo due asce di quelle scrause. Come la vittoria. In questi tempi duri. Erano 4.006. Allora, Zhang Zhao qua. Assumi. Abbiamo perso 500 uomini. Un quarto. Questa adesso la prendo, gli filo la cosa del drago ceruleo nel... la impalo là sulla piazza. Dov'è sta stronza? Vieni qua, così impari a farmi l'imboscata. Stronzo. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Dai. Sterminati. Molto bene. Molto bene. Allora, noi adesso abbiamo un sacco di soldi da mantenere perché stiamo facendo il replenishment, eh. Stronzo, Liube di merda! Zhang Yi必勝,我等应设宴庆贺。放了吧。天命在我,谁敢不服?心怀忠正。路就在前方,集中精神。A Zhanfei, movimento rapido, può arrivare fino a lì. Allora, intanto gli abbiamo wipato l'esercito di Ciccio Pasticcio. Yushni. Ma chi è Yushni? Qua c'è lui dentro. Che ansia lui, no? Claudio. Oh, Trabucchis. Allora, sentinella. Campione forte. Allora, avevamo detto. I protettori del cielo, ok? Poi, campioncino deve avere... due, tre... e altri non ne abbiamo. 34 di cibo. Allora, noi adesso andiamo da fai qualcosa da me.
36, 70, 46, 25. Allora io ti darei questa. Ti darei anche questa. Ci vale. E quanto perdiamo? 1000. Ni de tou nao hen qingxi. Yu hua kuai shuo. E vabbè, ma questo è un poveraccio, non me ne frega niente. Pari, molto povero, molto povero, molto povero. Ricco, molto povero. Chi sei tu? Jin Jue Juan, questa qua. Io e Ruhe Hu Xiang Xie Zhu ne? Sì, ma... Facciamo così, siamo tornati in attivo, abbiamo ancora 24 di cibo. Questo che era ricchissimo all'inizio è diventato un pezzente. Ma ciao, è un barbone. Non possiamo vendergli il cibo a Cao Cao. Cioè, a dire che noi mantenimento esercito 23.081 perché abbiamo i costi di rischieramento, mi sa. Non lo so, Nerobit. Non lo so chi vorrebbe andare a letto. Io mi sto esaltando tantissimo, cioè. Ok. Allora. Dunque, questo l'abbiamo pestato. Qua c'è Porcheddu, che noi affamo a pestarlo. Ma l'imperatore nostro, l'imperatore drago, dove cazzo è? Ma si muove a venire su sto stronzo? Per Dio. Quanto ci metti ad arrivare qua? 4 turni? Muoviti, stronzo. Ecco, a proposito di imperatore drago, pesante con G... Poi questi che cos'hanno? Lui che cos'è? Lui è una sentinella. E lui è un campioncino. E non posso reclutare qui. Lo so che non indossa la tovaglia dell'imperatore drago, Marcus, però... La tovaglietta dell'amore. Ma tanto non ti vuole nessuno. Ducato di Song, sei un poveraccio. Va, lei non ti vuole, lui non ti vuole, ma ciao, proprio, ti dice proprio ma ciao. Poverino... Ogni turno vuole un'alleanza militare questo qua, si sente...
infatti, ma domani? Ma domani è Pasquetta. E sti cazzi. Che mappa è? Vediamo un po'. Oddio. Oddio. Il problema è lui. Il problema è Guan Yu che è un campione. Qui hanno i difensori della terra, hanno balestrieri, non ce la facciamo. Non con la garrison. Cioè, se lui vuole combattere uno più uno, la giochiamo alla pari, eh. Non è che siamo più forti di lui. Ma in assedio... Lo senti il tiro dell'IA, eh? Lo senti tanto. Non posso farlo vassallo, Bufoldo, perché per ottenere il mandato celeste io devo prendergli la capitale a Liu Bei. Regno di Wei ha dichiarato guerra a Liu Wanshao. Ah, miau. Beh, se tanto mi dà tanto, tu adesso prendi un cazzo infinito. Preso un cazzo infinito tu. Molto bene. Provviste militari. Questo è in guerra con Xuan. Alleanza del fine glorioso. Coalizione che sconfigge i banditi. Alleanza del fine opprimente. Xuan è dentro in una coalizione enorme. Dobbiamo muoverci, mica che questo qua domani mattina si sveglia e decide che dovrà correre più del leone. Tu vai qua. Vai a dare una mano qui all'imperatore Drago. Ok, tienili sotto assedio. Tu poi tiri, non è un problema. Allora tu... Ok, esatto, inizia a muoverti di qua. E nel mentre... 1037. C'è poco da fare. Qua ne abbiamo un altro che si sta muovendo. E questo qua c'ha dentro. Questo qua ha dentro le guardie pesanti. Katsu, questo qui è l'esercito della Madonna. Lui è un livello 7, quell'altro è un livello 7. Si amano, si vogliono bene. Non voglio approfondire, però, nel senso, è un po' la verità. 6 turni mi arriva su anche lui. Io voglio sconfiggere almeno lui. Ma ciao pasticcino! Come stai? È passato buona Pasqua, pasticcino? Madonna, mi stava cadendo il telefono, Gesù bambino. No, che cosa è successo qua? Oddio. Succedono cose, ok? Bisogna fare attenzione.
Perché vicino a capitale noi avere due eserciti che hanno combattuto, non stanno facendo replenishment e fanno pure schifo. Questo continua, no? E a me non me frega niente. A me quello che mi interessa è che fin tanto che è sotto assedio lui non fa replenishment. Che cazzo sono le guardie dei cancelli imperiali? C'hanno 70, Dio! 70 di morale! 197 corpo, 197 corpo a corpo? 197 di morale. Ma vabbè, ma Dio, ma cosa sono ste guardie dei cancelli, Dio santo? Io non lo so. Io non lo so. Mi spiega un po' che non la vedo e non lo so se mi ha tradito. Adesso andiamo a vedere. E tra l'altro, la nostra spia sarà tornata anche a casa? Perché scusami, noi l'avevamo mandata a spiare chi? Yubei? No. Che cazzo stava spiando? I barbari hanno... Vabbè. Allora, noi qui abbiamo innanzitutto la possibilità provviste militari più 10% al reintegro in terra straniera. Molto bene questo, va benissimo. Zanlin, Cinciulin. Ah, qua tu inizi ad andare lì. Adesso qua facciamo un party, io te lo dico. Grande piramide d'Egitto. Grande piramide d'Egitto. Continua l'assedio. Adesso giochiamo, vero? Sei contento, stronzo? Stai dentro nel cancello, con le truppe del cancello. Sudicio. Sì, ma Shuan, come cazzo la prendiamo? No, beh, oddio, ci abbiamo lui, eh. Abbiamo lui. Allora. Tu inizia. Lusso. Lusso qua, mio signore, lusso. Influenza commerciale, danni corpo a corpo. Pigliati questo, non è... 大人，愿一切安好。 Sto aspettiamo. Allora,
Shu. Chengdu. Abbiamo usato anche un po' di punti aspirazione, ragazzi, perché ne avevamo un bel po', eh. Allora, poi noi dobbiamo andare a vedere. La Bamba? Cos'è che ha detto? Possiamo fare un accordo commerciale con... fra... Ma che taddi? Scusami, eh. Allora, Li Xiang... Mi sembra un po' esagerato, però io te lo dico, eh. Ma questo è povero, cioè. Direi che non possiamo farlo. 4,5. Richiedi pagamenti regolari. Pure con loro. Transito militare, Li Xian. Tu sei pure molto povero. Ma scusami, ma se invece ti chiedo di diventare vassa... Ah, perché è in guerra con il mondo, per quello. Allora, te do 5. Giannina lì, sta stronza. Allora, accordo veloce, poi transito militare, forse, forse, accordo commerciale, forse, crea vassallo, forse. Chi è questo?
又是你这厮。 Non te posso comprare con cibo. Tre punto sei. Vassalizzata anche questa. No. Siamo finiti in guerra con il regno di Wei. Abbiamo什么可说的？我等坚若磐石，尔等尽可来攻。 Porca puttana, no, no. Zio, pera. Ragioniamo attentamente. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo. Questo mi serve qui. Qui non mi serve questo qua. Via, show. Portare su. Cienzei, quai su. Tiriamo dentro, ma ciao. Questo è dentro con Wei. No, mi sta bene che combatta contro Wei. Mi sta bene che è partita la guerra totale, ragazzi. È partita la Total Krieg. Allora, adesso che abbiamo fatto questo, possiamo fare i monopoli di Stato.
Anche l'esonero fiscale dei mercanti, eh. Come Venezia, voi volevate fare come Venezia e facciamo come Venezia. Esonero, bustiamo i mercanti. Allora, cos'è che possiamo fare qua? Coordine pubblico ne abbiamo a iosa. Corpo di magistrati, direi anche no. Qui potremmo fare lo sviluppo territoriale. Introiti del. No, ma lui va bene, scusami. Lui va anche bene. Diplomici. E questi diventano amici. Relazione persa per forza. Qua Giannina. Ufficio amministrativo. Ordine pubblico, qua siamo a posto. Abaxi. Santuario Confuciano può anche aspettare. Questo mi dà soldi? No. Voodoo. Amministrazione rurale della contea da meno 12 a meno 16. Mi arriva a 200, siamo a più 7. Questo lo possiamo fare. Nello Yunnan. Potenziamo la casa da te. Perfetto. Chiedi aiuto a Zhang Lan sopra Cao Cao. Zhang Gong, c'ho qua. Sto qua.又是你这厮！Zhang Jingang. Dov'è Zhang Lang, scusa, sopra. Cao Cao è qua, mio signore. Zhang Jinglang, questo qua.只得如此。Vabbè, no, ma allora, loro sono già in guerra con Cao Cao, perché Cao Cao mi ha dichiarato guerra e loro erano miei alleati, no? Il problema, non è quello, cioè, il punto è che adesso contro Shu Han dobbiamo sbrigarci. È tutto lì. Sta tutta lì la storia. È tutta lì la questione. È già in guerra contro Cao Cao, Pietro. Contro Cao Cao è già in guerra. Ma esatto, Fransimo. Esattamente. Bema. Qua dobbiamo stare molto attenti. Qua dobbiamo stare attentissimi adesso. Sarà lunga, sì, eh. Che altro loro adesso hanno un sacco di truppe.我提议结盟。Questo non dipende da me.
Ma perché, scusami, non mi è entrato quell'altro? Che era qua? Ma scusami, eh. Ma che porcheria è sta cosa qua? Io faccio la... Potrei prendergli quel passaggio lì e poi fare pace con Lube. Iniziare a pestare Cao Cao. Perché pestando Cao Cao io riesco a prendergli due città che sono vicino alla capitale di Lube, col quale andremo in pace. E ce lo potremmo prendere in un secondo momento. Ma Dio però, Dio. Quanti arcieri c'hanno questi? Troppi. Li han fullati tutti, ecco perché. Non ci danno la resa. Ci vogliono 7 turni per fargli finire le provviste. Non ci conviene. Minchia, questo ce l'hanno bloccato loro. Non abbiamo soldi per le spie. Allora. Col cazzo che ce l'ha dalla pace. Sto stronzo. Sto pezzo di suino. Dove cazzo si muove? Scappa di qua tu. Questi devono venire giù. Lo so, ma non scappa, si è ritirato lì, mica è scemo. Infatti quello che voglio fare è andare a Badong, che è mia, e... fare così è l'unica. Allora ragioniamo attentamente. Tu quanto ci metti ad arrivare su? 3 turni, 4 turni ad arrivare lì.
Noi dobbiamo vedere se riusciamo a prendergli la capitale Jiangxia. Se riusciamo a prendergliela. Lo so che non lo prendo, lo so che non lo prendo. Contro chi? Ma col cazzo! Ma cosa dici? Scemo! Cretino! Cazzo è il vaso da notte qua? Vabbè, senti. Vai a cagare. Ciao proprio. Ma ciao, il figlio lo chiamiamo Ciaone. Ok, classico. Ti ritiri adesso. No. Quello che ha guardato. Però è uscito almeno. Calù一下我方提案. Zuxao, dov'è Zuxao? No, è lei. Per forza, non posso mica rifiutarmi. Non posso mica rifiutarmi. Ma pure i turbanti gialli che cagano il cazzo, ma basta, ma tutti contro di me. Ma cosa ho fatto, mio signore? Confederata. Come esattore delle imposte aggredito. Ma mio signore, ma cosa succede qua? Mi devi tornare di là. Badonga, adesso so cazzi. Alzami le officine statali. Che qua dobbiamo aumentare. Adesso qua. Beh, ma voi vi arrangiate. Tong天下，协力出击，团结一心，绝不留情。准备作战，威加海内乱世遂定，出发！进攻，坚盾护体，利剑杀敌。现在必须要休息。 Non è nostro. Ciao Marcus, ci fermiamo anche adesso, è mezzanotte, 10 minuti ragazzi, finiamo il turno e ci fermiamo anche noi.
Questa, secondo me, ce la possiamo anche fare a prenderla, porca puttana. Porca puttana. Ce la possiamo anche fare. Giannino, che cazzo è Giannino? Meno 8 di ordine pubblico, no. Gian Giang, cosa abbiamo qua? Ordine pubblico direi che è sufficiente. Qui abbiamo 7. Lo Yunnan. Alza questa casa di artigianato. Il Wuling 7, santuario confuciano non mi serve. Il Fuling 7, casa da te, officine, registrazione delle terre, tenuta con allevamento e qua mi fai la riscossione delle imposte. Poi Jingen qua. 15 di ordine pubblico e la Madonna che cos'è? Beh, ma fanculo. Allora, Badong, il santuario confuciano qui invece servirebbe, eh? Santuario confuciano li servirebbe. Allora, signori. Io direi che per questa sera ci possiamo assumi delle spie da Zhao. Non ho i soldi per farlo, pasticcino. Non ce li ho. Non ce li ho. Questo si deve staccare da Yongan. No, scusami, non Yongan, dal passaggio Kui. Si deve staccare dal passaggio Kui. Questo adesso mi attacca a Badong, mi attacca. No, non facciamo la pace. Nozze? Ah, notte. Va bene. Comunque, ragazzuoli, allora, dai. Io direi che questa sera, insomma, è successo di tutto. Cioè, è successo veramente di tutto stasera. Ok? Ce la faremo da vedere. Sicuramente avremo una gran battaglia qui da fare. Ah, puoi andare anche da via mare. Vediamo un po' se ce la faremo, ecco. Io. Madonna, che esercito. E Cao Cao c'ha dentro roba. La cavalleria della tigre e del leopardo, dai, va bene. Ci vediamo domani alle ore 14. Sempre qui, su Cronologia Italica. Io vi ringrazio, vi auguro una buona Pasquetta. E una buonanotte.